Terzo giorno, questa giornata la dedicheremo a lungo, alla distanza. È la giornata che i nostri ragazzi apprezzano di più perché si riesce a far gruppo. Come avete visto nei giorni precedenti, ogni atleta ha il suo lavoro specifico da fare, quindi spesso si dividono e lavorano abbastanza in solitaria. Invece la distanza, il bello è che pedalano tutti insieme e riescono anche a divertirsi di più. I ragazzi faranno una distanza in sella alle loro mountain bike, percorreranno tutta la salita del Volterraio, gireranno tutta nella zona di Rio Marina, poi ci sposteremo verso Portoferraio, Procchio e anche il Monte Perone. Quindi oggi almeno 4 ore e mezza, se non 5 ore di allenamento li aspettano sicuramente. Ma vieni! No! 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 Non dici di mangiare quello che si vuole. La Nutella è quello che ti fa andare così, così forte. Se fosse così semplice. Ah, fate questo. E scendiamo la classica, quella. Ah, ritornate giù sulla strada. Sì. Ah, saliamo ancora questa. Ah, ma questo non valeva la pena fare qua quindi. Spennatela arrogante, io sono il metodo. Non so cosa ho preso, eh.
Allora, oggi con Giorgia andiamo a fare uno scarico, poiché ha fatto un allenamento, diciamo, abbastanza intenso e come tutti gli atleti, loro, diciamo così, quotidianamente o comunque in alternanza a seconda degli allenamenti, devono poi andare a fare che cosa? A fare degli scarichi a livello fisiologico e fisiocircolatorio sulle gambe nello specifico, ma poi comunque in tutto il corpo. In questo caso oggi facciamo appunto uno scarico per quanto riguarda il discorso stanchezza, ok? Da non confondere con lo scarico dell'acido lattico, perché quello si smaltisce normalmente al massimo nelle 2 ore e mezza, 3 dopo lo sforzo intenso. I ragazzi spesso hanno bisogno, oltre che un massaggio di scarico, tante volte hanno bisogno di terapie un pochettino più, diciamo così, complesse a livello anche osteopatico, di osteopatia sportiva, dove andiamo a verificare che le loro strutture siano in equilibrio tra parte superiore e parte inferiore, che non ci siano disfunzioni a livello anche osteopatico. La cosa bella è che dopo un po' che segui gli stessi atleti, li conosci, sai già quando e come fare determinate manovre e soprattutto c'è un rapporto che ci permette di capirci al volo, ecco, di condividere quelle che sono le sue sensazioni. Poi tra kinesiologi ci si capisce un esatto, po'. Esatto, sì. Io sono laureata in scienze motorie, quindi kinesiologi è quello che si diventa facendo scienze motorie. Ovviamente lui ha altre 10.000 lauree, però... No, 10.000 no, 3. Beh, insomma. Sì, adesso sto facendo la specialistica e dovrei laurearmi con la scusa che d'estate sono sempre un po' in giro, gare così. Me la sono presa un po' più con calma e quindi dovrei laurearmi a marzo 2023. No, no, non solo bici. No, se ci penso solo alla bici. Invece obiettivi bici di quest'anno? L'anno scorso non è andata benissimo, quindi il prossimo anno devo riscattarmi. Quest'anno qua adesso ho cambiato anche squadra, quindi nuovi stimoli, nuovi obiettivi. Diciamo ho più il focus, no? C'ho l'obiettivo, quindi l'obiettivo è andare meglio in tutta la stagione, quindi però c'ho la mentalità quest'anno. Il motivo principale per il quale è molto importante svolgere l'attività di stretching e allungamento quotidiano è che un muscolo elastico è un muscolo che ha più velocità nel contrarsi e più velocità nel rilassarsi. Si muove in maniera più corretta e nel muoversi, nel contrarsi, spende meno energie, diciamo così. Se posso aggiungere una cosa, mai farlo prima dell'allenamento. Esatto, a freddo. A freddo è la roba più sbagliata, perché ti fa calare i livelli di forza e tutti quegli apparati che servono appunto per la contrazione muscolare li manda in tilt, quindi... Assolutamente. Ormai sono, per me questo è il quarto anno di seguito che vengo qua all'Elba in ritiro con il mio CD e troviamo sempre una situazione idilliaca, un territorio che, vabbè, non c'è neanche da dirlo, che merita tantissimo per questo sport, ma come per altri, e soprattutto per l'accoglienza, per la disponibilità delle persone del posto, della struttura che sì, da voi tutto. Perché loro hanno anche esigenze particolari anche a livello di cibo, a livello di tempistiche di cucina, no? Per dire, oggi siamo arrivati qua a mangiare alle 3 e la cucina si è organizzata per poter essere qua presente quando noi arrivavamo alle 3, cosa che vi assicuro che non è così scontata, no? Quarto giorno dedicato al riposo. Alcuni di loro trascorreranno questa giornata magari a fare qualche esercizio in palestra, sicuramente stretching per defaticare i muscoli, tutta la fatica accumulata in questi giorni, piuttosto che magari anche qualche giro in paese o una piccola sgambata. Spesso si ritrovano in compagnia, trascorrono un po' di chilometri tranquillamente, rilassati,
e magari, perché no, bere un caffè o mangiarsi una brioche in qualche barettino per poi fare il rientro in albergo e trovarci per pranzo. Mi piace proprio andare in palestra, sì, perché faccio un po' di forza massima, quindi squat, panca piana, stacchi e poi dopo faccio un po' di esercizi per il core, addominali, e dopo anche vedo cosa c'è, perché di solito faccio un po' di lavori in instabilità, quindi tavolette, football, elastici, un po' di tutto. Non è solo il lavoro in bici, ma le basi, io dico sempre la ghisa, cioè quello che fai in palestra è la base di tutto, perché la vera forza la si fa solo in palestra. Bisogna anche dedicare tempo a quello, perché è importantissimo. Ci sono gli stereotipi, no, all'interno del mondo della bici, che non bisogna andare in palestra perché ti ingrossi, ti vengono le gambe dure, ma io dico sempre che è questione di adattamento. È logico che se uno non va mai in palestra e il giorno e la settimana della gara va per la prima volta, allora si fa il macello, ma se uno è abituato e lavora costantemente, no, non succede niente. Arriviamo a Capoliveri, facciamo la discesa che ti porta giù fino alle miniere, poi torniamo su un giretto proprio tranquillo oggi. Diciamo, il giorno di riposo si basa innanzitutto sulla disponibilità dei ragazzi in base anche a loro come vogliono gestire la giornata, però la parte diciamo che noi svolgiamo è quella di cercare di dare mobilità e articolarità alla parte strutturale, legamentosa e muscolare che hanno comunque portato sotto stress durante l'allenamento mattutino, pomeridiano che sia. Cercando appunto di ridare vascolarità alla zona e per poi farli, diciamo, ricorrere il giorno dopo nella maniera più ottimale possibile. Allora, un amatore se vuole prendere lo sport come stile di vita e portarlo più a lungo possibile, il consiglio è quello di fare un giorno sì, un giorno no, quindi un giorno di lavoro, un giorno di scarico massimo al secondo giorno e fa lo scarico. A che ora c'è il pranzo? 12 e mezza, più o meno. Presto. 12 sì, e mezza, una. Qui ho già fame, quindi va benissimo. Anch'io. Poi un fico, cioè poi un fico in sé, se vuoi. Bello, il giorno di riposo si ha sempre più fame, la roba, ma perché secondo me mangiamo normale. Sì, ma poi in quell'albergo lì, cioè, nel senso, ieri sera ho detto vabbè, ho fatto il consiglio federale, arrivo lì all'ultimo, ho preso senza leggere cosa c'era, gnocchi alla mare in mano, ho detto vabbè, sarà qualcosa di con un ragù, pan, no, cos'era, salsiccia, funghi e panna, ho detto e per finire la cena comunque una si mangia fetta così di torta, si mangia, no, questo non mettetelo nelle riprese, mettetelo riso in bianco come inizio, riso in bianco con un po' di olio, l'alimentazione della fette di pollo e ferri, no vabbè, con un po' di verdure, mangia da Dio, comunque ci vediamo, torniamo anche noi di qua, torniamo anche noi di qua, niente, vi abbiamo fatto una pizza, torniamo sì, anche noi, siete simpatici.
diretto tranquillo negli ultimi sentieri in mountain bike in questo caso. E niente, sì, era un giro di scarico, abbiamo lavorato negli scorsi giorni, abbiamo concluso il ciclo, diciamo, e adesso si va a casa, dai. Abbiamo beccato anche una bella giornata, quindi ottimo. Nel nostro caso in mountain bike comunque, cioè, bisogna sempre mettersi alla prova e adattarsi a, che ne so, correre sempre sugli stessi sentieri che potrebbero essere quelli di casa. Alla fine è logico, anche la tecnica si stabilizza un po' su quello e boh. E provare cose nuove, mettersi alla prova su sentieri che non conosci, provare velocità, cose, cioè, è d'aiuto sicuramente, torna utile per le gare dove logicamente corri in percorsi che solitamente non conosci e devi improvvisare anche. Sicuramente qui si trovano dei sentieri molto secchi, molto rocciosi, che sì, non è facilissimo trovare in gara in realtà, perché in gara sono tutti, ormai abbiamo percorsi battuti, però sì, è buono per testare i materiali, è buono per testare soprattutto le coperture, e quindi sì, è molto interessante allenarsi qua sui sentieri LED. Sicuramente a livello tecnico è stata 2 settimane molto impegnative, qua ci sono dei sentieri veramente tecnici che sì, non si trovano facilmente in altre parti d'Italia, quindi venire qua per noi è veramente un grande vantaggio. E a livello personale, cioè in sto periodo a gennaio, stare questo caldo e allenarsi così in tranquillità è veramente ci dà una marcia in più, quindi a livello personale, cioè, qua siamo stati benissimo, abbiamo mangiato benissimo, quindi dai, abbiamo passato veramente 10 giorni fantastici. Beh, intanto partiamo dal clima che, arrivando dall'Italia un po' del nord, già quello aiuta moltissimo un atleta a prepararsi e evitare malanni stagionali, insomma, già questo è una cosa importantissima. Poi vabbè, tutte le colline, la facilità di arrivare nei posti delle montagne, insomma, la vastità anche dell'isola in bici è perfetta. Poi è anche tranquilla, quindi in bici comunque un po' di tranquillità non guasta mai. E la sentieristica, beh, per noi che facciamo mountain bike è perfetta. E non c'è mai fango, si riesce a fare tutti i lavori benissimo e ogni giorno si può cambiare parte. In mountain bike ce n'è veramente, non bastano 10 giorni per girarla, quindi consiglio di venire perché si sta bene, esistono paesaggi veramente fantastici, diversi dalla penisola nostra, insomma, o anche da posti all'estero. Io viaggio molto, insomma, qua ci sono caratteristiche abbastanza uniche e quindi la consiglio. Siamo qui sul molo, stiamo aspettando la prossima nave. Ciao Andreas, ti è piaciuto l'esperienza qua all'Elba? Ah dai, sempre bello, un bel mare. Quante volte sei già venuto ormai? Tante, quattro volte. Ed è sempre come la prima volta. Sempre come la prima volta. Ormai li conosci bene. Quando sei circondato da gente fantastica come voi è veramente tutto più bello. Ti è piaciuto qua? Madonna, bello, eh? Il caldo, tempo, strade, percorsi top gamma. Adesso vi mostrerò la troupe che ci ha seguito per questi 10 giorni. Questa è la crew che ci ha seguito, che si è rotta le balle a seguirci. Quanto vi siete annoiati dietro di noi, da 1 a 10? Siamo un'intervista. Ma niente, no, è stato molto, molto interessante, perché sì. Sì, sì. È la prima volta che lavoravi con dei ciclisti. Sì. E? È stato molto interessante. Incomincerai a pedalare molto anche tu. Molto interessante e molto faticoso starvi dietro. Sì? Sì, abbastanza. Sì, davvero molto faticoso. Siete impressionanti. Vabbè, siete irraggiungibili. Siete molto faticosi. Irraggiungibili. Sempre più blu. Ai cenai sempre. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi possiede la muto, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifutto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto.
Sono Mirko Celestino, il commissario tecnico della se fa qualche mese non ci vedete più. Esatto, vuol dire perché. Quindi cioè devo dire tipo ieri o cioè ieri, okay. Ieri. Sono contento perché li hanno accolti bene, nonostante sono appena. Qua, ho già tirato fuori la bici di Yannick. Hai visto? Cioè. Marica o Marica? Marica. Marica, Marica. 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 Poi tagliate voi queste cose qua. Sette forse è meglio che non lo riprendi, è questo lavoro qua. Più o meno è andata? Ecco, mi piace per il c***o. Vittoria Baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo d'istante, chi tutte le sere nel